Grazie, grazie Patrizia. Oggi parliamo della Riviera del Brenta, salita alla cronaca per il recente tornado dell'8 luglio che ha causato molti danni, è morta anche una persona, ci sono stati molti feriti, azzerate delle attività, ma ha colpito anche i beni storici, in particolare, la Villa Fini del comune di Dolo. Per Riviera del Brenta si intende la zona della provincia di Venezia, che comprende vari comuni, a partire da Stra, da Fieso d'Artico, Dolo, Mira e Pianiga e altri comuni ancora. Riviera che si sviluppa lungo le rive del naviglio del Brenta, che era l'antico alveo naturale del fiume Brenta. Riviera, che appunto è di valore, è un territorio di particolare valore storico e paesaggistico per la presenza di circa 70 ville. La Riviera è famosa anche per la produzione calzaturiera, che ha avuto inizio a partire dal 1870 circa, con la figura di Giovanni Voltan, un imprenditore di grande capacità e ingegno che ha sviluppato questa attività, che poi è stata portata avanti anche da un altro imprenditore, Narcisio Rossi, per una produzione di lusso, soprattutto nel campo femminile. La Riviera, dicevamo, lega il suo nome alle ville venete. Sono tante, una settantina, e citiamo le più importanti, a partire da Villa Pisani a Stra, villa del 1720, imponente, monumentale, voluta dalla famiglia Pisani, famiglia che è stata di grande importanza nella Serenissima, ha avuto esponenti di spicco come ambasciatori, procuratori, un capitano da mare e il doge Alvise Pisani, appunto, che ha voluto questa bellissima villa. Poi ricordiamo ancora Villa Foscari, detta la malcontenta, villa palladiana di una bellezza architettonica eccezionale. Poi ricordiamo ancora la villa Le Barchesse di Valmarana, sempre a Mira, e poi ancora la villa Fattoretto. Badoer Fattoretto, Villa Soranzo, Barbarigo, Contarini, Casa Tiepolo e tante tante altre. Ma come mai nel 1500 circa la nobiltà veneziana, i mercanti veneziani preferiscono questa zona? Ci sono due fondamentali requisiti. Il primo, la presenza della via d'acqua, che corrisponde alle nostre autostrade, quindi era di un'importanza strategica. Il secondo requisito era la campagna. E sappiamo che le ville venete nascono soprattutto come aziende agricole, quindi era necessario un territorio coltivabile. E così, per questi requisiti, i veneziani, la nobiltà veneziana ha dato vita a questa zona che l'ha consegnata alla storia. Con il recente tornado dell'8 luglio, purtroppo è stata spazzata via una villa veneta, Villa Fini del comune di Dolo, che è stata resa in pochi minuti a un cumulo di macerie. Abbiamo perso un pezzo della nostra storia veneta, ma sono state colpite anche altre ville, circa una ventina, con danni minori. Allora si è sentita così la volontà di ricostruire questa villa, com'era e dov'era. E in base a questo principio noi auspichiamo veramente che sia riconsegnata alla collettività e alla storia questa bellissima villa veneta. E quindi speriamo proprio, insomma, che venga ricostruita.